Sono Carlo Borghi, Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Golf. Presidente, un 2014 trascorso per la Lombardia comunque con dei buoni risultati. Ottimi risultati, sia a livello amatoriale con il nostro Teodoro Soldati che è stata la punta di diamante del nostro sport e naturalmente un movimento giovanile che anno dopo anno sta crescendo a velocità addirittura pazzesca. Parlo oltre che della Lombardia dove, se volete, Teodoro Soldati o Migliozzi rappresentano l'apice dell'iceberg, ma di un movimento sottostante estremamente importante. Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose e, contrariamente a quello che si può pensare, anche a livello di movimento golfistico direi che i numeri ci hanno dato ragione, perché alla fine siamo pressoché lo stesso numero dello scorso anno e, vista la crisi mondiale, è visto purtroppo quello che tutti dicono, che il golf è uno sport molto costoso, ahimè io sono diventato vecchio a paura di ripetere che non è assolutamente vero che mio figlio quando andava a sciare non se ne abbia male nessun presidente di comitato sciistico, sicuramente spendeva molto di più che non andare a giocare a golf e potrei continuare fino a tarda sera. La realtà è che è uno sport fantastico che finalmente i giovani hanno imparato a conoscerlo. Credo e mi auspico veramente che nel prossimo, proprio immediato futuro, l'Italia avrà delle soddisfazioni inenarrabili. Parlavamo di un grande evento che insomma tutti attendono per il prossimo settembre, giusto? Esatto, a settembre avremo un Open d'Italia finalmente che ritorna a Milano, Golf Club Milano, anche se è a Monza, come si chiama, con la promessa del nostro Presidente federale di avere un Open di primissimo. Esatto. Il professor Chimenti diceva che avremo un Open di prima grandezza, questo vuol dire che più o meno Montepremi supererà i 3 milioni e mezzo. Anche perché voi, come sapete, il sogno del golf italiano è quello di ospitare la Ryder Cup nel 2022. La Ryder Cup è il terzo evento sportivo a livello mediatico. Se ci riuscissimo sarebbe una cosa straordinaria. Al di là del business, perché ho letto delle cifre su quello che è stato fatto quest'anno, l'indotto totale ha superato i 200 milioni di euro. Si parla di una strana, non si parla di una cosa, cioè una cosa spettacolare. Presidente, noi la ringraziamo, qual è l'augurio per questo Natale e per il prossimo anno, per il golf? L'augurio è sempre il solito. Non perdete il tempo con un'altra attività sportiva, dedicatevi con passione al golf, vi accompagna per tutta la vita, vi fa sorridere, vi permette di conoscere persone simpatiche in posti incantevoli dove l'atmosfera è straordinaria, ma perché perdete il tempo con le altre attività sportive? Datemi retta, giocate a golf. Grazie Presidente.